Ah, devo. Beh, lasciamelo qua, facciamo qualcosa. Aspetta. Facebook. E apre l'app, non so fa niente, guardi un po' su, Ma dimmi dove, dopo. è sulla pagina dell'officina, Io non so neanche come l'officina, tutto l'officina scrive. attaccato, del planetario. Buonasera a tutti, ciao, benvenuti. Questa sera l'officina accende i riflettori, inizia questa nuova avventura, questi nuovi appuntamenti per dar luce ai nostri ospiti più amati e anche ai loro libri, quindi uno spazio dove poter parlare di persone e di libri scritti. E questa sera voglio subito allargare il cerchio e coinvolgere Stefania, ma soprattutto Gianluca Ranzini, il nostro ospite. Ciao a tutti, Eccoci qua. buonasera. Ciao Ciao, ciao Gianluca. ragazzi, come va? Ciao, 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 bene, bene. ciao, ciao. Tu? Non c'è malaccio in Dai, casa. dai. Bene, andiamo subito, così mettiamo subito carne al fuoco. Intanto questa sera si parla di questa cosa qua. Che
Beh, intanto questo... grazie di avermi invitato, è un onore essere il primo di questa serie di eventi sui libri dei riflettori, quindi vi auguro che abbia molto successo questa serie. È un piccolo passo per un uomo, però sappiamo tutti che... No, per un'associazione, sì. Esatto. Questa è la tua ultima fatica letteraria, ma non è l'unica, diciamo che hai già scritto tante pubblicazioni anche assieme a insomma, personaggi di un certo calibro, se pensiamo ad esempio a Margherita Hack. Insomma, sì. Ecco, complimenti. Grazie. Prima di parlare del libro di Gianluca Ranzini, vorrei, insomma, lui è stato nostro ospite in planetario tantissime volte, ha tenuto tante conferenze, però fa in planetario le conferenze, uno arriva, ascolta la conferenza, va via, però l'uomo Gianluca Ranzini, parliamone, cioè chi è, cosa fa, perché, dove va, perché? E allora stasera che non siamo sotto la cupola del planetario, beh, parliamo un po' di Gianluca. Ad esempio. Ah, io cosa volete sapere? Diciamo che di mestiere principale faccio il giornalista scientifico e lavoro a Focus, però faccio anche appunto diverse altre cose, però sempre inerenti all'astronomia, diciamo, con il planetario collaboro da quando voi avevate i calzoni corti, neanche quelli. Ok. Sono stato anche responsabile del Planetario di Milano, sapete bene, certo. tanto tempo fa, e poi appunto ho pubblicato una decina di libri in totale, due con la Margherita Hack, che è stata una bellissima esperienza, e ho fatto tante collaborazioni editoriali, insomma, un po' queste sono le cose. Ho una moglie e tre gatti, che conoscete anche loro. Ecco, tu poi sei molto modesto, non è che lavori semplicemente a Focus, ma sei vice caporedattore di Focus, sì. Oltre ad essere astrofisico. Sono astrofisico, sì, ho studiato fisica a Milano. Ma come mai hai scelto fisica e non lettere? Ho scelto, ecco, bravo, l'hai detto a caso o lo sapevi? No, l'ho detto a caso. Ah, ok. No, perché io alla fine del liceo scientifico mi sono trovato di fronte, diciamo, alle due possibilità, cioè o fare fisica, perché comunque negli anni del liceo mi ero appassionato all'astronomia, quindi per arrivare all'astronomia bisognava studiare la fisica, però ero scarsissimo in matematica, cioè proprio roba da tre fisso e matematica a settembre. L'altra possibilità era invece fare lettere, perché invece nelle materie umanistiche andavo bene. Alla fine ha prevalso, diciamo, l'idea di fare la cosa che mi sarebbe piaciuto davvero fare, e quindi provare ad arrivare all'astronomia. E quindi è andata così. Hai preso in considerazione anche lettere? Assolutamente sì, perché comunque mi piaceva scrivere, mi è rimasta la cosa, e alla fine sono riuscito in qualche modo a unire le due cose, no? Perché scrivo di scienza, scrivo di astronomia, quindi è vero. La sostanza del mio lavoro è questa. Non so se sai, Riccardo, che a lui piacciono gli accrocchi. Gli accrocchi? Cioè... Gli accrocchi, perché lui unisce le cose, no? Dice questo e quest'altro, magari assieme stanno bene, no Riccardo? Più che unisce, accrocchia lui. Accrocchia. Le cose e le persone, cioè metti, mi serve, ho bisogno di qualcuno che sa suonare l'arpa, ma magari dalle vie vari giri, o un astronauta, beh, vediamo, magari si può... E a esatto. Proposito di accrocchi, no? Così giusto per dire, hai detto che hai una moglie e tre gatti, no? A proposito di accrocchi, ma se dico Cile... A Cile... Cile, cosa ti mi viene, vengono in mente due cose, diciamo il luogo dei più belli osservatori astronomici del mondo e il luogo del mio viaggio di nozze, e in quel caso facendo un accrocchio ho combinato le due cose. Erano in quest'ordine però. Per cui no, sapete bene la provocazione che mi fate, sapete bene che io e mia moglie abbiamo fatto il viaggio di nozze in Cile perché il mio desiderio era quello di visitare gli osservatori astronomici che ci sono in quel paese, e l'abbiamo fatto tra l'altro con guida d'eccezione, perché
per alcuni giorni ci ha accompagnato Massimo Tarenghi, che ha costruito il VLT, e Alma, e insomma cose di un certo livello, e che era stato mio professore a Milano, peraltro. Io ho fatto il corso di astrofisica con lui. Questo è un super accrocchio. Che poi, grazie a un tuo accrocchio, è venuto anche in planetario, quindi l'abbiamo avuto ospite anche a Milano, al planetario di Milano. Sì. E adesso infatti ci sentiamo, dopo 20 anni che non ci sentivamo, ormai siamo in amicizia dopo che ci ha accompagnati appunto per una parte del viaggio di nozze, che peraltro è piaciuto anche a mia moglie, perché il Cile è bellissimo, al di là degli osservatori. Io l'ho invidiata tanto, Alba, tua moglie, per dove è stata. Ma... diciamo anche che Gianluca, oltre astrofisico, focus, conferenziere del planetario, ex direttore scientifico del planetario, c'è anche Planet. Ah, è vero, brava. Sono il presidente dell'Associazione dei Planetari Italiani. Da un mucchio di anni, e sono stato anche uno dei fondatori. E niente, l'anno prossimo ci sono le elezioni, stavolta sto pensando di non ricandidarmi perché ho fatto il presidente per abbastanza tempo, però il mondo dei planetari, diciamo, mi è nel cuore, perché io subito finita l'università sono venuto a lavorare lì, anzi quando ancora stavo facendo l'università ho iniziato, e poi dopo poco la fine dell'università sono entrato al planetario più o meno stabilmente. I planetari, insomma, sono sempre stati una mia grande passione. Allora ce n'erano molti meno, peraltro. Parliamo degli anni 90. E poi i planetari in questa situazione di pandemia sono in un luogo, perché il planetario non è un museo, non è un teatro, non è un cinema. È un planetario, però... Sì, non è niente di tutto questo, e forse tutto questo messo insieme. Cioè dipende... anche da dove ti trovi, da come è considerato burocraticamente dal tuo ente gestore, che sia il comune, la provincia o quello che è, e quindi comunque sia in questo periodo tutti questi luoghi, diciamo, di cultura sono fortemente penalizzati. Adesso non so se riapriranno i musei, almeno alcuni. Può darsi che qualche planetario ricomincerà a riaprire dopo che nel periodo settembre-ottobre, insomma, qualcuno, anche un po' l'estate, aveva provato a ripartire, insomma. Io spero anche a Milano, insomma. Speriamo. Sapete che come Planit cerchiamo di fare pubblicità alle iniziative di didattica a distanza che fanno i planetari, però la famigerata didattica a distanza. Insomma, cerchiamo di tenere viva l'attenzione su questi luoghi, che peraltro in Italia ogni anno ospitano più di 400.000 persone. È vero. Ma a proposito di planetari, e anche per convergere un po' sul tema dell'incontro, sappiamo che tu hai poi sviluppato, soprattutto nell'ultimo periodo, un grande amore verso i terrapiattisti, mi sembra. Guarda, veramente, sì. Devo dire una cosa, dimmi. Scusami, vai. No, su questo libro, che è nato in realtà non per una mia idea, ma perché mi è stato proposto di scriverlo da quello che nel 2019 era l'editor di questa collana che fa Centauria Libri, è l'editore. E mi ha detto: vorremmo fare un libro sui terrapiattisti, sul fenomeno del terrapiattismo, cosa ne pensi? E io gli ho detto, visto che ormai una certa esperienza editoriale varia ce l'ho, gli ho detto, ma non mi sembra una grande idea, perché chi se lo compra? Cioè i terrapiattisti non se lo comprano di sicuro. I non terrapiattisti, perché dovrebbero comprarsi un libro che gli dice che la Terra non è piatta, insomma. Quindi non vedevo bene il target, insomma, no? Dal punto di vista del marketing. Poi però ci ho pensato, in effetti il fenomeno era curioso e si collegava a tutta una serie di altri discorsi che poi magari un pochino faremo, e quindi ho cominciato a leggere un po' di cose, ho conosciuto anche i terrapiattisti, diciamo, più importanti che ci sono in Italia, e alla fine è venuto fuori questo libro, insomma, che peraltro è uscito, permettimi di aggiungere questo, a novembre, fine novembre del 2019,
ho fatto la prima presentazione a Milano a febbraio del 2020, poi è arrivata la pandemia, quindi se fossi un complottista direi che i poteri forti hanno congiurato per far sì che non ci fosse la promozione di questo libro. Però siccome non sono complottista attribuisco questa cosa al caso. La cosa che a me che non sapevo, peraltro, leggendo il tuo libro scopro che il fenomeno del terrapiattismo in realtà affonda le radici a fine del 1800, è un, insomma, sì. Pensavo fosse una cosa degli ultimi, un'idiozia degli ultimi anni, invece è un'idiozia che affonda le radici nel passato. No, sarebbe stato ancora più clamoroso. In realtà quello che pensa la maggior parte della gente, cioè quando parli di una cosa di questo tipo la gente dice ma com'è possibile che ancora oggi ci siano delle persone che hanno queste idee, no? Come se fosse un ritorno al passato, no? In particolare tutti vedono il Medioevo, no? Il periodo oscuro. In realtà non è così, cioè nessuno nell'antichità pensava che la Terra fosse piatta, cioè gli antichi greci sapevano benissimo che era rotonda e hanno anche misurato la circonferenza terrestre, per cui il terrapiattismo codificato, diciamo, cioè se vai agli antichi egizi raffiguravano il mondo come piatto, però quella non era una concezione astronomica, era diciamo filosofica. Il terrapiattismo vero e proprio è nato a metà dell'Ottocento in Inghilterra, in realtà per opera di un tizio specifico, si chiamava Samuel Rowbotham, che un bel giorno si è messo a fare delle considerazioni su come vedeva il livello dell'acqua in un certo canale che aveva vicino a casa sua in Inghilterra, su come vedeva l'orizzonte marino stando sulla spiaggia, cose di questo genere. Quindi in effetti è un fenomeno relativamente moderno, recente, però ovviamente sarebbe stato ancora meno plausibile che fosse nato, non so, negli ultimi 50 anni, da quando ci sono le sonde spaziali e così via. Almeno nell'Ottocento ancora certe cose erano, insomma, non proprio chiare, insomma, la scienza c'era, però, insomma. Sì, anche poi, leggendo sempre il libro, non so, c'è qualcosa che mi sfugge, nel senso che Samuel Rowbotham, lui fonda, se non ho capito male, quella che lui definisce l'astronomia zetetica, no? Quindi lui punta proprio, cioè quindi l'esperimento e l'osservazione più che altro è fondamentale. Quindi sembra quasi anche un approccio scientifico, no? Se vogliamo, dove assolutamente mette anche poi il dubbio, che è anche una cosa tipica dello scienziato, no? Mettere in dubbio qualsiasi cosa. Quindi sembra che le basi siano buone, però poi con dei risultati allucinanti. È vero, cioè lui aveva fondato questa cosa. Albi, scusate un secondo. Alba, vai su. C'è mia moglie che parla. Il bello della diretta. Bello della diretta. Dicevo, sì, lui fonda questa astronomia zetetica, che vuol dire che cerca la verità e va benissimo, dice che bisogna basarsi sull'esperienza dei propri sensi e in linea di massima va benissimo. Però bisogna stare attenti perché cioè, non è che ciascuno di noi può fare tutta la scienza con i propri sensi, no? Cioè, se io guardo l'orizzonte al mare, anch'io lo vedo piatto perché oggettivamente lo è. Sembra piatto, però non è che uno si può fermare lì, cioè cominciare a fare delle considerazioni, cioè se io voglio arrivare da quell'osservazione alla forma della Terra devo cominciare a pensare che la Terra ha un diametro di 12.700 km, non è piccolina, cioè per vedere la curvatura dell'orizzonte terrestre hai voglia di devo alzare un bel po' sulla superficie. Rowbotham faceva degli esperimenti appunto sui canali d'acqua, eccetera, per cercare di vedere la curvatura, giustamente, diceva se la Terra è rotonda, anche le superfici dell'acqua si devono incurvare, no? Seguendo la forma della Terra, e lui non la vedeva. In realtà cioè, non faceva un esperimento giusto, cioè non riusciva a combinare un'esperienza in maniera corretta e
lui o i suoi seguaci, quando quelle poche volte hanno fatto delle cose pubbliche, diciamo, no? Con qualcun altro, con quindi un astronomo piuttosto, che gli facevano da contraltare, e generalmente ne uscivano sconfitti da questo tipo di osservazioni, di esperienze, cioè dicevano, ah vabbè, ma allora comunque abbiamo ragione noi. Che è un po' l'atteggiamento classico, non solo del terrapiattista, ma del complottista in generale, insomma. Ma senti, Riccardo, adesso il tempo intanto scorre, ma noi abbiamo, diciamo, un momento particolare in questo nostro appuntamento dei riflettori. Sì, una chiamarla sfida forse è esagerato. No, dai. Abbiamo un tempo tutto per te, Gianluca. Il tempo in questione è 8 minuti. Abbiamo pensato agli 8 minuti perché è la distanza, il tempo luce che ci separa, che separa il nostro pianeta dal Sole, quindi ci sembrava un numero adatto. Mm. E quindi, se tu sei d'accordo, io farei partire un timer di 8 minuti. E so che tu hai preparato una mini presentazione. Ah, qualche immagine. In qualche immagine, giusto per dare un'idea, ti ringrazio. E quindi le fai andare avanti tu o le faccio andare avanti io? No, vai pure tu, ma io quello che faccio partire invece è il tempo. Ah, il tempo, ok. Allora, va bene, io adesso guardando la presentazione non vedo più il tempo, quindi dimmelo tu, dammi ogni tanto un timer. Allora, niente, due cose proprio perché gli 8 minuti luce sono pochissimi. Noi siamo abituati a vedere, queste sono foto per esempio fatte dagli Apollo, il nostro pianeta da lontano, e ci appare inequivocabilmente rotondo. Anche questa è una bella foto della Terra dallo spazio, sempre dalle missioni Apollo. E invece appunto ci abbiamo questi personaggi che dicono che la Terra è un disco piatto. Non si sa quanto spesso, più o meno si sa quanto grande, però un po' più grande di quanto è il diametro della Terra. C'è la versione con cupola anche, questo è un optional, quindi c'è la versione normale, quella basica, però c'è la versione con cupola più raffinata, e quindi tutto il cosmo sarebbe dentro una cupola di un materiale che non si sa che cos'è e che sarebbe forse trasparente, però, perché poi non è che ci sono delle versioni uniformi, capite? Cioè non è che esiste qualcosa di ben codificato. Sì, ci sono i libri di Robotham, che sono questi qua, che però sono stati scritti a metà dell'Ottocento, cioè capite che la visione, l'astronomia in 170 anni ne ha fatta parecchia di strada, cioè lui al massimo si confrontava con... cioè non c'era praticamente quasi neanche la spettroscopia, allora non c'era l'astrofisica a metà dell'Ottocento, quindi era astronomia di posizione, poca roba, pochi concetti di fisica, e lui aveva fatto una mappa così del mondo in base alle sue considerazioni, cioè appunto una terra piatta, tutto attorno una muraglia di ghiaccio che delimita questo disco della terra, una muraglia insuperabile, perché giustamente se si poteva superare si poteva vedere cosa c'era dietro, invece era insuperabile, e quindi nessuno sapeva cosa c'era dietro, i continenti sono sparsi qui a galleggiare su un oceano che sostanzialmente copre tutta la terra piatta, il nord è al centro, e anche attorno al polo nord nella visione di Robotham c'era un'altra muraglia di ghiaccio un po' più piccolina, diciamo. E se ci pensate bene, non esiste il sud, cioè quella che per noi è l'Antartide, qui è spalmata sulla circonferenza, cioè sul bordo di questo disco. Infatti per i terrapiattisti l'Antartide sostanzialmente non esiste ancora oggi. Il Sole e la Luna nella visione terrapiattista sono estremamente vicini alla Terra, anche questo non ha nessun senso perché... cioè estremamente vicini vuol dire poche migliaia di chilometri, che per la Luna già è poco, per il Sole è pochissimo perché il Sole è a 150 milioni di chilometri, quindi se fosse davvero così con il Sole e la Luna che girano a poche migliaia di chilometri dal disco della Terra, che sarebbe ampio tipo 15-20 mila chilometri,
la distanza sarebbe comparabile con le dimensioni della Terra, quindi quando il Sole qua si vedrebbe più grosso, quando dall'altra parte si vedrebbe più piccolo, cosa che invece non succede, giusto per dirne una. L'eclissi di Luna, che noi siamo abituati a vedere così, nella visione terrapiattista, allora, come la mettiamo? A meno, cioè, nella maggior parte dei casi si vedrebbe una striscia, una cosa a metà, però certo non si vedrebbe la curvatura, come si vede normalmente, della Terra. Oppure le stelle, cioè, da una Terra piatta praticamente uno vede tutta la volta, cioè da qualunque punto della Terra piatta io vedo sempre lo stesso cielo, cioè che sono di qua, che sono di là, per esempio la stella polare la vedo sempre, mentre invece non è così, cioè sappiamo bene che se andiamo sotto l'equatore la stella polare non la vediamo più. Voi dovreste cominciare a chiedervi, ma quindi come ribattono a queste cose? Esatto, come lo dico? Hai 3 minuti e 30. Ci sto benissimo sulla gravità che noi sappiamo puntare, attirare, spingere verso il centro della Terra e che sarebbe difficile davvero da concepire nella nostra visione normale su una Terra piatta, perché mano a mano che ci si allontana dal centro sarebbe sempre più obliqua la gravità, quindi a un certo punto in poi, per esempio, gli alberi crescerebbero storti, non si riuscirebbe più a camminare sul bordo della Terra. Ecco, nella loro visione non esiste. C'è una gravità che ci attira al suolo, non perché c'è una forza, ma perché c'è qualcosa che spinge da sotto. Che cos'è? Non si sa. Tutto torna alla considerazione che l'orizzonte è piatto. E a me hanno fatto un po' di tenerezza all'inizio questi terrapiattisti, perché poi si tagliano le gambe da soli, perché questa che è uscita sul sito della Flat Earth Society è una delle cose più note, magari l'avete già visto. Cioè, un bel giorno la società della Terra piatta ufficiale, quella americana, ha scritto alla Flat Earth Society, cioè la società della Terra piatta, ha membri in tutto il globo. Dico, ma come? Cioè, mi stai dicendo che la Terra è piatta e adesso mi dici che avete soci in tutto il globo. Questo, hai 2 minuti. Benissimo, questo sono 2 casi più nostrani. I terrapiattisti che a marzo 19 sono stati fermati su un treno perché non volevano pagare il biglietto, dicendo che di essere fuori da qualunque giurisdizione planetaria, e quindi loro non erano ambasciatori di chissà che cosa, non potevano pagare il biglietto del treno, portati dai carabinieri. E questi invece l'estate scorsa, in pieno lockdown, una coppia veneta di terrapiattisti è partita perché voleva raggiungere Lampedusa, che secondo loro era la fine del mondo, nel senso proprio antico del termine, proprio il termine, la fine del nostro globo abitato. Poi hanno sbagliato strada, si sono arrivati a Ustica, cioè li hanno recuperati anche abbastanza in condizioni un po' difficili. E la cosa, e questa è l'ultima, che mi ha fatto un po' passare, devo dire, la simpatia verso i terrapiattisti, che ho scoperto che sono in realtà complottisti su tutto, cioè non esiste il terrapiattista e basta, no? Cioè loro credono a tutto il pacchetto, no? Dagli UFO, le scie chimiche, i cerchi nel grano, credevano alcuni che un tempo la Terra fosse abitata dai giganti, sono ovviamente no vax, sono no covid, soprattutto il fatto che, come dicevo, puoi togliere la presentazione, Riccardo, che questo anno è stato molto particolare, no? Perché c'è stata la pandemia, eccetera, mi ha fatto capire che negazionisti, complottisti, eccetera, sono pericolosi, cioè sono socialmente pericolosi, anche se sono perfettamente d'accordo che ciascuno possa dire la propria opinione. Il problema è che le opinioni di queste persone fanno male e portano fuori strada, quando poi non hanno argomenti, cioè perché ovviamente tu dicevi come ribattono a queste considerazioni, cioè non ribattono, cioè sono sempre le stesse 3 cose che raccontano riguardo al terrapiattismo, per esempio, cioè l'orizzonte piatto, la rifrazione della luce, cioè 150 anni di astrofisica non esistono.
il primo, e qua chiudo poi se volete, un presidente della Flat Earth Society negli anni, tra gli anni 50 e gli anni 60, quindi all'inizio dell'era spaziale, quando ha visto le prime foto della Terra dallo spazio, in cui la Terra appariva rotonda, cioè la sua considerazione di fronte a questi fatti, queste prove, è stata: certo, capisco che queste immagini possano trarre in inganno una mente non allenata. Certo. E questo dice tutto, cioè è la negazione dell'evidenza. Ed è ancora oggi il terrapiattismo la negazione dell'evidenza, così come tutti i complottismi, perché non ci si può discutere. All'inizio no. Pensavo che fosse anche divertente così avere uno scambio di vedute, invece no, cioè non esiste dialogo. Sì, ma infatti, ma anche nel tuo libro, quando parli della corsa allo spazio, no? È impressionante, perché se tu ci pensi, i complottisti hanno una visione dell'umanità molto coesa, nel senso che credono che l'umanità possa tutta insieme, o perlomeno la maggior parte, mantenere dei segreti, no? E diciamo, e quindi condividere appunto notizie e tenerle per sé, perché se pensiamo alla 57 con l'accio dello Sputnik, siamo in piena guerra fredda, ora credere che gli astronauti adesso sulla stazione spaziale sono tutti amici perché è internazionale, vanno tutti molto d'accordo, ma nel 57 l'Unione Sovietica ha sbaragliato gli americani e lo Sputnik è andato in orbita, e se qualcuno aveva qualcosa da dire l'avrebbe detto. Gli astronauti, Stefani, non è che sono amici, sono attori pagati. Certo. Nella giusto. Visione terrapiattista, ovviamente le foto sono tutte taroccate, o sono finte proprio in toto, o sono manipolate in maniera da dare l'idea che la Terra abbia una curvatura. Gli astronauti sono finti. In questo periodo, in cui sapete benissimo anche voi, ci sono in ballo un sacco di cose, un sacco di aziende private, SpaceX, Blue sì. Origin, quell'altro di Branson, Virgin Galactic, tutti quanti vanno nello spazio per fare i soldi alla fine, sì. Quindi lo spazio è diventato un super business che comincia a interessare i privati, cioè tutti questi signori si sono messi d'accordo impegnando i propri denari per esatto. sostenere questa farsa insensata, cioè solo questo veramente... dovrebbe solo questo dovrebbe, esatto, bisognerebbe analizzare le cose non tanto dal punto di vista tecnico, no? Cioè, perché poi arriva il terapeutista e dice sì, però mai visto, cioè la rifrazione della luce, e allora la giorno e la notte il sole sembra che cala, ma è tutto un effetto prospettivo. Sì, ok, va bene. Chi se ne frega dell'argomento tecnico? Cerchiamo di usare il buon senso. Milioni di persone d'accordo per far finta che le imprese spaziali non esistano. Centinaia di scoperte, migliaia di scoperte scientifiche dell'astronomia che tu non sai manco cosa sono, tutte finte. Sì. Vedi le lune di Giove che girano attorno a Giove, cioè cosa sono quelle lì? Esatto, basta un telescopio, per esempio. Basta un telescopio, vedi le eclissi, vedi le forme delle ombre, niente. Poi alla fine, no, ma però c'è la diffrazione della luce che poi allora cioè, è una partita persa. Sì, guarda, intanto volevo salutare le persone che hanno scritto nei commenti, quindi Monica, Esther, Jacopo, e invitare, nel caso se qualcuno avesse delle domande, di non essere timidi e scrivere pure. Gianluca sarà felicissimo di rispondere. Provo a fartene una di domanda, perché a me la cosa che mi sfugge, che poi è un tema che tocchi anche nel libro, è: ma tutto questo cinema, ammettendo anche che sia vero che la Terra sia piatta e sia tutto un grande complotto, ma a beneficio di chi? Ma perché? Cioè, voglio dire, non è che la Terra sia piatta o tonda, non è che agevola qualcuno o non so, in qualche modo dà dei benefici a qualche lobby. Che ne è comunque una cosa che non ha senso. E chiedi di rispondere, io non me lo spiego, però loro, diciamo, nel corso del tempo hanno dato prima un paio di risposte, parliamo del Novecento,
non il vecchio robot, anche semplicemente lo faceva perché lui così andava a fare le conferenze in giro, lo pagavano, e aveva 13 figli, mi sembra, una casa bellissima, cosa che non avrebbe fatto perché non aveva manco studiato nella sua vita. Più in tempi più recenti, diciamo, le spiegazioni erano un po' legate alla guerra fredda, in un certo senso, no? Cioè, per esempio l'America, perché la NASA, sapete, è il demonio. Esatto. Ora, voi prendete NASA, anagrammate, viene quasi fuori Satan, e questo non è un caso. Attenzione. Quindi la NASA, il demonio, diciamo, voleva in qualche modo arrivare ad avere, a dare agli Stati Uniti una egemonia spaziale, quindi militare, insomma, in qualche modo c'era il filone militare. Poi c'è il filone religioso, perché molti dei, soprattutto i terapeutisti, quelli dell'Ottocento, da Robotham in poi, anche lo stesso Robotham, erano integralisti biblici, cioè erano letteralisti biblici, cioè leggevano la Bibbia come un testo scientifico, e secondo loro la Bibbia era un testo terapeutista, e dicevano che nel Medioevo la Bibbia, cioè la Chiesa, aveva sempre detto che la Terra era piatta, che sono dei falsi storici, nel senso che la Chiesa non ha mai detto che la Terra era piatta, e la Bibbia non è un testo terapeutista, è un testo simbolico, religioso, evidentemente, e se c'è una frase che dice ed egli vide tutti gli angoli del mondo, non vuol dire che la Terra è piatta, perché se no non potrebbe vederla, vuol dire che simbolicamente, no? Certo. Tra l'altro dovrebbe essere, non dovrebbe essere comunque rotonda se vede gli angoli. No, oltretutto, anche no, questo senti, è molto interessante. No, Gianluca, per senti, chi non c'è una risposta, nessuno è un vantaggio. Ci sono i poteri forti, caro Riccardo. Cioè, ma i poteri forti vogliono farci credere quello che vogliono, perché ci avranno le loro ragioni. Ma senti una cosa, Massimo ci scrive che lui sperava in un qualche modo che la maggior parte dei terapeutisti lo fossero per scherzo, invece da quello che sente forse non è proprio così, quindi secondo te è più una provocazione oppure ci credono veramente? Bravo, perché questa è la domanda che mi sono fatto anch'io, cioè quando poi sono andato per esempio a un convegno, cioè ma questi ci sono o ci fanno? E mi sono convinto di una, pensavo che facessero così per scherzo. Sono giunto a questa conclusione che credo sia abbastanza veritiera, e cioè, diciamo, i terapeutisti americani sono quelli famosi, sono quelli che sono comparsi nella serie di Netflix, eccetera. Quelli lì probabilmente un po' di soldi ce li fanno, perché fanno, vanno in televisione, vendono i libri, eccetera. Quindi per quelli ai vertici, secondo me, c'è un po' di interesse. Chi se ne frega di cosa credono, l'importante è che diventano popolari. Ma gli altri, quelli per esempio italiani, che sono poi sempre 3 o 4 che girano, secondo me ci credono veramente. Cioè, per varie ragioni, perché c'è quello ultra religioso che dice Satana ci vogliono manipolare, quell'altro che è più scientifico, che cerca di fare i conti trigonometrici sulla distanza del Sole, poi noi diciamo guarda che così i conti che sta facendo funzionano solo se la Terra è piatta, cioè non è che, cioè è l'ipotesi, capito? Esatto. C'è quell'altro proprio super complottista che non mette fuori il naso dal suo schermo di computer dove guarda solo siti complottisti, se gli fai una domanda dice ecco tu sei un troll, sei stato mandato per provocare, ma no, cioè sto chiedendo qualcosa. Per cui quelli lì ci credono davvero, secondo me. E poi c'è un popolino così indeciso che va lì, un po' si diverte, un po' ci crede, comunque tutti sono uniti da questo fatto inquietante, cioè da ritenere che ci sia un sacco di cose nascoste che per qualche ragione qualcuno non ci vuole far sapere, e che non è tanto la forma della Terra che ci fa ridere, cioè Terra è piatta o rotonda, ma sono appunto anche cose politiche, gli attentati, le malattie, appunto le epidemie, gli interessi economici, c'è sempre di mezzo Soros, il Papa, nei poteri forti, sono sempre gli stessi. E anche Trump, che però dipende, a volte è un potere forte, a volte è controllato dai poteri forti, cioè dipende un po' dalla versione. Per cui
niente, per concludere questa faccenda del negazionismo totale mi ha un po' preoccupato, ecco, nel vedere come andava nel corso di quest'anno in particolare, perché è un segnale brutto, cioè un segnale di allontanamento dalla scienza, dalle istituzioni, dal potere normale, ma anche dalla cultura normale, cioè quella che è stata accumulata in migliaia di anni, che non è che ce la siamo inventata noi. E quindi questo libro spero che serva almeno a fare un po' riflettere e a far affrontare queste problematiche con un po' più di così, sale in zucca, un po' più di occhio critico. Ecco, questo era lo scopo del mio libro alla fine. Sì, tra l'altro nella parte finale tu suggerisci anche una serie di esperimenti zetetici, come sì. In effetti Elena scrive, no? Lei che è uno degli esperimenti che più o meno suggerisce anche te. Elena scrive, ma i terapeutisti non prendono gli aerei? Che in effetti, cioè, basterebbe semplicemente, oppure come suggerisci anche tu, fare un colpo di telefono a qualcuno che sta, qualcuno di fidato. Bravo. Ovviamente, un parente. Bisogna stare attenti, perché se chiami qualcuno in Australia e fa parte dei poteri forti, sei fregato. Certo. Gli aerei, cioè, io non riesco veramente a capire, cioè, avete presente quando andate in aereo e c'è il monitor con la rotta dell'aereo, no? Allora, la rotta dell'aereo, in quelli super moderni già è evoluta, cioè ha una tridimensionalità, ma in quelli normali che sono visti fino adesso, ovviamente è una proiezione piatta, no? Della superficie terrestre e su un monitor che appunto non è sferico. Quindi c'è una deformazione pazzesca. La rotta dell'aereo sembra fare dei giri che sarebbero surreali effettivamente su una terra rotonda. Ecco, per loro questa è la dimostrazione di perché l'aereo per andare da, non so, dalla Spagna a New York passa sopra la Groenlandia. Cioè, non è che passa sopra la Groenlandia, cioè dipende dalle rotte, però in linea di massima passa più sotto. Ma schiacciando in un disegno la rotta sembra che passi sopra la Groenlandia. Gli piglieranno gli aerei, non lo so, probabilmente sì, usano anche il GPS che funziona perché ci sono i satelliti. Però appunto è la negazione dell'evidenza, tutte queste cose sono la negazione dell'evidenza e non ci si può lottare contro, insomma. Bisogna prendere C'è da dire che abbiamo una dichiarazione di un importante astronauta, Samantha Cristofari, tra l'altro l'unica nostra donna astronauta italiana, che viene coinvolta su questo tema della Terra piatta, e lei risponde così, perché un certo cambia casacca gli chiede: ciao Astro Samantha, posso farti una domanda? Chiedendoti però di essere sincera, e mi chiede, perché specifica giustamente, la Terra è tonda o piatta? E Samantha, finalmente lei c'è stata nello spazio, ci svela la verità, ci dice che è tetraedrica, una scomoda verità che la potentissima lobby internazionale della Terra piatta vorrebbe tenerci nascosta. Così lo dice Samantha. Se lo dice Samantha che è tetraedica. Temo che fosse un pelino ironica, immagino, però non so, è una mia impressione. No, è che questi personaggi, anche Guidoni, poverino, è stato assalito in una trasmissione di terrapiattisti. Cioè, se tu gli rispondi male, fa brutto. Se non gli rispondi, dicono: hai visto, non ha risposto, quindi non ha smentito, quindi sicuramente ci dietro qualcosa. Cioè, secondo me, comunque, la strada è non dare troppa visibilità a questo genere di cose, e non mi riferisco solo ai terapeutisti, insomma, ai negazionisti, diciamo. Che è un fenomeno davvero dilagante. Però bisogna imparare ad affrontarli. Per concludere, io vorrei porre un attimo l'attenzione, oltre che sul contenuto del libro, anche su chi l'ha illustrato, perché devo dire che Federico Bonfigli è stato davvero bravo, sono delle illustrazioni bellissime, proprio, se posso dire, inaspettate per un libro scientifico. Di solito non sono così belle, nel senso che sono più da libro di narrazione, no? Di narrativa. È vero, perché... No, e questo io lo apprezzo tanto, anche in generale nella letteratura per l'infanzia. Quando si tratta di libri scientifici,
Purtroppo le illustrazioni sono sempre molto fredde, ecco. A volte ci sono dei libri, ne ho trovato io uno, ad esempio, sull'universo molto bello, che ha delle illustrazioni da fiaba, ad acquarello, molto belle. E questo del tuo, il tuo illustratore è stato davvero molto bravo, perché ha fatto delle illustrazioni coinvolgenti, ecco, non fredde, molto bello. Sono contento, lo dirò a Federico, che effettivamente, diciamo, abbiamo scelto di non fare dei disegni tecnici, che non era, comunque non è un libro tecnico, quindi non troppo freddi, neanche troppo da bambini, e la mano di Federico ha interpretato questa cosa molto bene, perché sono disegni appunto caldi che rendono l'idea sia del tema, ma con un po' di colore, diciamo. Quindi sì, è uno dei punti anche di forza, insomma, di questo libro. Devo dire che, oltre al contenuto, a parer mio, un libro deve anche appagare l'occhio, e secondo me il libro è molto... questa cosa, questo obiettivo lo centra, è bello, a me piace il formato, è ben illustrato, mi piace, posso dire, anche la carta. Quindi la Centauria devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Anche ha un buon profumo quella carta. Sul lato stampa, quindi... Io li annuso i libri quando lavoro. Va bene, grazie. No, è vero, ha fatto un bel lavoro. E c'è una collana, vi dicevo prima, prima di che iniziassimo, c'è una piccola collana di questi libri, e un paio sono dedicati a Greta Thunberg, non scritti da lei però, ma che parlano della sua attività. Quindi l'idea era dare un po', parlare un po' di scienza su temi importanti come il cambiamento climatico, in questo caso l'astronomia, diciamo, però senza diciamo andare troppo nel tecnico, nelle cose difficili. Insomma, sono dei libri per tutti alla fine. Beh, allora sappi che Esther scrive che il libro lo comprerà, quindi ti toccherà autografare anche il libro, anche di Esther nel vostro shop, se non sbaglio. Sì, c'è anche che su Amazon. È vero, io c'è anche posso fare qua questa dichiarazione: chi adesso dichiara che lo comprerà, io prometto che alla prima occasione glielo autograferò. Se a Milano è più facile, se no quando sarà possibile. Beh, Esther dice che vorrebbe sperare di tornare presto anche al planetario, anche noi speriamo di poterlo riaprire il prima possibile, di poter iniziare le nostre serate dicendo buonasera a tutti e benvenuti sotto la cupola del planetario di Milano. Ma Riccardo, io chiuderei questo incontro con Gianluca. Sì, chiuderei con una punta di invidia verso Monica, che invece dichiara che il suo libro è già stato autografato, però vabbè, è la solita raccomandata. Allora ho capito che Monica è. È sempre qualche raccomandata, però va bene. Esatto. Ci sono clienti di serie A, clienti di serie B, va bene, lo prenderemo nota. Vabbè. Beh, io ringrazierei Gianluca e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito questa sera. Il prossimo appuntamento sarà con Luca Perri, e pubblicheremo la data della live domani. E chiuderei, cosa ne dici, con una frase che si trova sulla in fondo al testo di Gianluca. È una frase di Neil deGrasse Tyson, che è un astrofisico e divulgatore e direttore del Planetario di New York. Direttore, che tra l'altro sì, l'ho conosciuto, peraltro. Ah, l'hai conosciuto, ovviamente tu. È sempre in video. Io faccio parte dei poteri forti. Vabbè, questa è la grande rivelazione. E quindi chiuderei con questa, augurando a tutti una buona serata e una buona cena. Questa frase che dice: il fatto che i terrapiattisti siano in aumento significa due cose. La prima è che viviamo in un paese che protegge la libertà di parola. Bene, direi. E la seconda, che viviamo in un paese con un sistema educativo inefficace. Bene, ma non benissimo. Buona serata a tutti e grazie Gianluca. Ciao, grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao.